Sagrado Antognoni è una bella prestazione della nazionale Under 21, al di là della sconfitta in semifinale con la Spagna. Come giudica la crescita dei calciatori italiani? Ah, molto positiva. Speravamo di non ottenere qualcosa di più, però quando trovi la Spagna puntualmente c'è questo piccolo divario che ancora non, questo gap che ancora non siamo riusciti a superare. Però gli azzurrini hanno dimostrato di essere all'altezza, sono giovani molto interessanti e sicuramente futuribili per la nazionale A. Sono giocatori, secondo lei, che giocano troppo poco in un certo palcoscenico? La Spagna aveva giocatori che facevano la Champions, da noi ci si esaltava per giocatori titolari in Serie A. Anche quello è un piccolo vantaggio che hanno i giocatori che hanno praticamente giovani di 21 anni, 22 anni, che hanno già un'esperienza internazionale. Quindi questo vantaggio loro ce l'hanno, ma anche i nostri piano piano, almeno speriamo, li facciano giocare di più nel nostro campionato, anche perché bisogna rivalutare il calcio italiano, rivalutare i giovani che sono molto interessanti delle proprie squadre. Noi abbiamo l'esempio di Chiesa, che quest'anno ha fatto veramente bene, quindi ogni anno se uno riesce a inserire un giocatore nella prima squadra sarebbe importante. A livello di nazionale maggiore, si parte appunto di Italia-Spagna, si aspetta questa partita decisiva per il mondiale, secondo lei come andrà? La Spagna ci capita di nuovo in un'altra occasione, però la nazionale A ha già dei giocatori sicuramente più esperti, più abituati a giocare a certi livelli, quindi una partita più equilibrata e penso che ce la possiamo anche fare contro la Spagna a Madrid il 2 settembre, cioè il gap è molto minore, sarà un 50%. C'è un giocatore nel calcio di adesso che le ricorda l'Antognoni della Fiorentina? Ma un po' Bernardeschi, un po' Berardi, questi giocatori un po' di fantasia, che in una squadra non guastano mai. Oggi si guarda molto più l'aspetto tattico, però a volte quando non si riesce a sfondare con i marchi ingegni studiati a tavolino, si cerca sempre il giocatore che faccia un po' la differenza. E quindi questi due giocatori in certe occasioni possono fare la differenza. Ieri era il 35esimo anniversario di una partita storica rimasta nei cuori degli italiani, Italia-Brasile 3-2. Che ricordo ha di quella partita? Gol annullato ingiustamente a parte. Ho rivisto qualche filmato. In effetti quel fuorigioco non c'era. Però a distanza di tanti anni è un piccolo rammarico che ho, il fatto di non aver chiuso quella partita con il 4-2 e il fatto di non aver potuto fare un gol in quel mondiale. Però è sempre piacevole rivedere quelle partite, diciamo, con molto rocambolesche, giocate molto bene da noi, anche perché per battere quel Brasile dovevi giocare proprio bene, se no non ce la facevi. A livello di club invece non si è tornati a vincere una competizione internazionale come la Champions League, la Juve ci è andata vicina, ci potrà riprovare l'anno prossimo oppure ha perso una grande occasione? Ma sai, arrivare in finale non è facile perché a livello europeo sono squadre molto forti. Però la Juve ha fatto la sua europeo, la sua Champions League, è arrivata in finale, ha trovato un secondo tempo di un Real Madrid portentoso e quindi è andata un po' in difficoltà. Però fino ai primi 45 minuti se l'è giocata. E poi dopo credo che in futuro questa esperienza gli possa servire e se riuscirà a rinforzarsi nei punti dove è un po' più debole, però la Juve credo che abbia tutte le zone del campo ottimali, sicuramente riuscirà a vincere questa Champions, che credo sia poi l'obiettivo principale.